La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. In apertura la cronaca varese, ancora una farmacia nel mirino dei malviventi. Proprio pochi giorni dopo l'incontro in prefettura su questa emergenza, dove è stato di fatto firmato un patto antirapine, un incontro che era stato reso necessario proprio dalla serie di rapine e furti degli ultimi tempi, e nella notte tra venerdì e sabato invece è avvenuto un nuovo furto con scasso, questa volta a Bizzozero. I particolari nel servizio di Barbara Zanetti. Furto notturno alla farmacia Baraldi di Bizzozero, di proprietà degli eredi del dottor Ivo Baraldi, una delle farmacie storiche più conosciute e antiche del capoluogo. I malviventi hanno forzato la saracinesca e spaccato le porte interne, peraltro appena sostituite. Hanno portato via quanto contenuto come fondo cassa e causato parecchi danni. La farmacia si trova a pochi metri dalla Bitticino e proprio di fronte alla scuola elementare Marconi. È suonato l'allarme e i malviventi sono fuggiti. Giovedì scorso in prefettura è stato siglato il patto antirapine dopo la serie di furti e rapine dei mesi scorsi, avvenuti in più punti sia nel capoluogo sia in comuni della provincia. Il patto è stato siglato tra prefettura, forze dell'ordine, Federfarma e ordine dei farmacisti. Il potenziamento dei controlli sul territorio è già cominciato nei mesi scorsi con il rinforzo delle pattuglie davanti alle farmacie in varie ore della giornata e della notte. Ancora cronaca, rogo, oggi a Legnano intorno alle 14 si è sprigionato un incendio all'interno di una palazzina di via Pirovano a pochi passi da via Le Toselli. Le fiamme sarebbero partite dalla zona delle cantine. Sul posto, sono intervenuti alcuni automezzi dei vigili del fuoco che hanno poi domato le fiamme. Alcuni residenti sono stati evacuati da un appartamento. Fortunatamente non si registrano feriti. Intervento dell'elisoccorso questa mattina a Sesto Calende. Qui un ciclista ha accusato un malore mentre percorreva in bicicletta la statale del Sempione. I soccorsi sono arrivati sollecitamente, si è alzato in volo l'elicottero che ha poi trasportato l'uomo, un cinquantenne, all'ospedale di Legnano. Le sue condizioni sono gravi. Ancora una notizia di cronaca, un pusher ricercato che spacciava nel Varesotto è stato arrestato la scorsa notte a Milano insieme a un complice dai carabinieri. I due di 29 e 33 anni, entrambi marocchini, sono stati bloccati dopo un lungo inseguimento in auto. Il 29enne viene ritenuto dagli investigatori un esponente di spicco del mondo della droga nei boschi dell'area prealpina ed era ricercato per l'esecuzione di un decreto di fermo della Procura della Repubblica di Varese proprio per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Voltiamo pagina oggi a Varese, l'assemblea di Confagricoltura dal mondo degli agricoltori, un grido d'allarme sia per la fauna selvatica fuori controllo, sia per la presenza di lupi nel territorio. Il presidente Giacomo Brusa ha parlato di segnalazioni di attacchi agli allevamenti ovicaprini. Ascoltiamolo al microfono di Elisa Polveroni, le immagini sono di Angelo Puricelli, Agenzia Blitz. Oggi l'allarme per l'agricoltura è anche la fauna selvatica, lupi, cinghiali, qui non c'è l'orso, però la paura resta per le coltivazioni. La fauna selvatica è un grandissimo problema per l'agricoltura della nostra provincia. È un problema perché la nostra provincia è una provincia piena di prati stabili e molte volte quando i cinghiali attaccano i prati stabili diventa antieconomico andare a ricostituire il cottico erboso. Questo comporta l'abbandono da parte dell'agricoltore della coltivazione del fondo e di conseguenza abbiamo un danno da un punto di vista ambientale, abbiamo un danno da un punto di vista idrogeologico e anche un danno legato alla biodiversità. Io ricordo che forse nella mia prima assemblea, penso fosse il 2017, avevo lanciato l'allarme sul lupo. Questo era avvenuto perché
partecipando all'assemblea degli agricoltori ticinesi, avevano segnalato che nel loro versante delle popolazioni di lupi erano già presenti. Oggi purtroppo, dopo molte critiche ricevute da questa mia affermazione, abbiamo la prova che il lupo è arrivato anche da noi. Non ultimo, abbiamo delle notizie che abbiamo visto anche sui giornali di lupo in centro città, ma a noi, soprattutto dalla parte alta della provincia, arrivano delle segnalazioni già di attacchi a quelli che sono gli allevamenti ovicaprini dei nostri agricoltori. E rimaniamo ancora sull'assemblea di Confagricoltura, perché durante l'incontro è intervenuto in videocollegamento da Roma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Due i concetti principali che ha espresso: l'elogio degli imprenditori agricoli e la necessità di una concezione di sostenibilità condita da realismo. Ascoltiamo un brano del suo intervento. Io penso che il concetto di sensibilità nella testa di un agricoltore sia molto definito, molto ben chiaro. Perché? Perché la sostenibilità, di cui ci riempiamo la bocca anche nei consessi, nelle arene politiche, è stata in questi anni, secondo me, declinata soprattutto, quasi esclusivamente, come sostenibilità ambientale, dimenticandosi le altre due gambe, diciamo così, su cui si regge il concetto di sostenibilità, che è quello della sostenibilità economica e della sostenibilità sociale. E comunque la sostenibilità non può essere mai, non può essere semplicemente un concetto, oserei dire, quasi filosofico, ma deve essere declinato nella realtà. E per essere definito la realtà si coniuga evidentemente col principio di realismo, che è il principio della politica. Quindi la politica, quando tratta il tema della sostenibilità ambientale, lo deve fare con realismo e coniugarlo con la responsabilità, appunto, della sostenibilità sociale ed economica. Messe sempre meno partecipate, pochi giovani e prevalenza di over 65 nelle chiese. Questo è il succo dei dati ufficiosi riferiti al Varesotto e riguardanti le presenze alle celebrazioni religiose. Il servizio. Chiese sempre più vuote. I dati ufficiosi che riguardano Varese e provincia indicano un continuo calo nelle presenze a messa. A partire dalla vigilia della pandemia da Covid-19 a oggi, le partecipazioni sono calate dal 9,3 al 9,1%, con punte che nel capoluogo vanno dal 4 al 12%, oscillazione che spesso è legata al funzionamento dell'oratorio. I giovani tra i 15 e i 29 anni assolvono al precetto per il 15%. La percentuale sale al 25% per chi ha tra i 45 e i 60 anni. E al 40 tra gli over 60. Risultato: nelle due diocesi di cui si compone il Varesotto, milanese e comasca, le funzioni religiose sono sempre più appannaggio delle persone anziane o prossime alla pensione, con un'età media vicino ai 65 anni. Ed eccoci allo sport, alla pagina del calcio. Serie C, la Pro Patria ha chiuso ieri la stagione vincendo 1-0 sul campo del San Giuliano City grazie a un gol di Pitù nel finale. 50 i punti alla fine conquistati dai bianco-blu, che hanno sfiorato l'accesso ai play-off. Il bilancio affidato al capitano Giovanni Fietta. Finire a 50 punti comunque sono tanti. Però per poco abbiamo visto che forse avevamo la possibilità magari di centrare per l'ennesima volta un traguardo importante, non ci siamo riusciti e niente, però penso che dalle sconfitte, se vogliamo chiamarla sconfitta, cioè il discorso del fatto di non essere entrati in playoff, si possa sempre imparare, quindi ci porteremo l'esperienza che a volte per dettagli, veramente per poco, non riesce a raggiungere qualcosa che magari potevamo anche, anzi secondo me ce lo meritavamo per quello che abbiamo fatto vedere a tratti durante la stagione. Purtroppo c'è stato quel momento di 10-11 partite forse in cui non si è riusciti a trovare la vittoria che ci ha penalizzato, e però ormai, voglio dire, acqua passata non macina più, no?
Ancora calcio, oggi si è giocato in Serie D bene il Varese che ha ottenuto un successo pesante, male il Legnano sconfitto a Stresa, il riassunto della giornata nel prossimo servizio. Successo pesantissimo, soprattutto per allontanare lo spettro della retrocessione diretta. Il Varese ha piegato oggi pomeriggio a Masnago davanti a quasi 800 persone, ingresso gratuito per la giornata biancorossa, la Folgore Caratese. 1-0 il risultato finale grazie ad un'autorete arrivata a pochi minuti dalla fine. Le immagini di Stefano Benvenu di agenzia Blitz si riferiscono proprio al successo dei biancorossi, venuti a capo di un avversario scorbutico e di un match difficile. Per la truppa di Porro, striscia positiva di 4 partite con 10 punti conquistati. Sconfitta la Varesina sul campo del Sona, 3-2, vittoria dell'Arconatese, 2-1 sul Franciacorta. Gli oroblù sono aritmeticamente ai playoff. La Caronese ha perso in casa 2-1 col Ponte San Pietro. Nella girone A invece Legnano battuto dallo Stresa 1-0, addio ai sogni playoff dei Lilla. Batosta per la Castellanzese piegata 3-0 dal Borgo Sesia, per la Castanese sconfitta sul campo del Vado per 2-0. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con il TG di prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata.